Ciao amore, ciao. Io ho tantissima voglia di andare a fare un po' di shopping natalizio, eh? E di vedere tante cosine natalizie. Mi piacciono un sacco, io vorrei già fare l'albero di Natale, tu no? Oltretutto quest'anno mi piacerebbe cambiare l'albero di Natale e quindi rifarlo, comprarlo nuovo e tutti gli accessori nuovi. Ma a prescindere da questo, c'è una cosa che devo dirti, c'è tantissima gente che chiede a Vanessa di fargli vedere quanti trucchi e quali trucchi ha. Quindi, magari oggi prima di uscire, ti faresti truccare da Vanessina? Ok. Ti piacerebbe? Così prima glieli faccio mostrare e poi usiamo te come modella. Sei contenta? Gli dico una cosa, anche al mio compleanno, la mia compagna viola che mi ha regalato una borsetta con dentro un sacco di cose, c'era anche una cosa da appendere all'albero di È vero, Natale. sì, che non mi ricordo se è un pupazzo di È il pupazzo neve, di neve, sì. vero? Va bene, allora finisci i compiti così poi andiamo a truccarci Infatti. perché andiamo anche fuori a pranzo, ok? Non lo so, vediamo. Ok, amore? Vale, ciao, che fai? Hai messo un po' di ordine? Sì, e poi stavo iniziando a scrivere tutti i miei trucchi che Ah, ok. Ecco, a proposito di questo, sono salita. ho. Come ho già detto ad Anastasia, in tantissimi mi hanno scritto Vanessa che vogliono vedere tutti i trucchi che hai. Perché hanno visto che hai dei bei trucchi, avevamo già fatto vedere quando era arrivato tutto, quindi anche lo specchio. E allora mi hanno chiesto se puoi mostrarglieli. E ho detto ad Anastasia, che sta finendo i compiti, che oggi voglio andare a fare un po' di giri per vedere di acquistare se troviamo qualcosa che mi piace di natalizio, qualche oggetto natalizio, magari anche un nuovo albero di Natale. Però le ho chiesto se dopo che tu mi hai mostrato tutti i trucchi che hai, ti fa da modella e Sì, quindi la la trucchi. tocco io. Va bene? Quindi solo per oggi Anastasia potrà uscire leggermente truccata, Vane, mi raccomando, che ha 7 anni, Sì. non dobbiamo esagerare. Quindi partiamo, intanto facciamo vedere questa scrivania La che ha scrivania questa. che ce l'ho da Quando sei nata? Ah no, quando da quando siamo in io questa casa, che sì. avevi un anno, sì. Però qua è tutto, sembra nuovo però. Sembra nuova perché non la usiamo praticamente mai, Ma quindi è adesso una. io la uso molto di più però. Ok, vogliamo iniziare? Vogliamo iniziare da che cosa possiamo iniziare, Allora, amore, a iniziamo dalle mostrare? cose tipo i pennelli. Io intanto vorrei far vedere lo Sì, allora, specchio. questo è uno specchio molto bello, Sì? anche molto grande, Sì. eh. Così abbiamo la luce fredda. Però, Esatto. cioè, quando è buio si vede molto. Si vede di Anche più. Certo. con la luce accesa si vede molto. Adesso è giorno. Poi invece di qua abbiamo la luce calda. Ma quale preferisci? Fredda. Quella fredda che ti schiarisce il viso e ti riesci a truccare meglio, immagino, no? Alla Ok. destra fredda e alla sinistra calda e in Bellissimi. mezzo si spegne. No, in mezzo si spegne. Ok, amore. Va bene, da dove partiamo allora Allora, per i trucchi? dai pennelli. Sì. Che Stavo sono questi. pochi, Non ne hai Pochissimi. neanche uno. Ma amore, vuoi che te ne compro qualcuno? Questo pennello non lo uso quasi mai perché È già stato sì, usato. È un po' anche rovinato. quello. Sì, non è uno degli ultimi che hai No. ricevuto, no? Ah, per il tuo compleanno, Quelli che ho ricevuto nuovi sono questo, Sì, bellissimi. che uso quasi mai, Sì. questo, Sì. poi questo, questo, Sono quelli che usi sempre? questo. Beh, No, sono quelli nuovi. Ok, sì. quelli che abbiamo preso per il tuo compleanno, giusto? Sì, questi e basta, no, questo ancora, questo. Ok. Ecco, e anche questo. Questo che è bellissimo. Ok. 12. 12 pennelli. Ognuno 12 di loro pennelli. vedo che ha una dimensione Sì. diversa. Tipo Tu sai questo qua. spiegare a me che sono completamente ignorante in materia perché io non mi sono mai truccata in 48 anni? Che lo sai benissimo. Non è vero, anche un'altra Ok, sì. metto soltanto la matita No, negli però da occhi. giovane sì. Assolutamente no, No. Vanessa. Io non mi sono mai truccata, la zia Samantha sì, io no. Io ho sempre solo messo la matita negli occhi. Non ho mai messo nemmeno il fondotinta. Allora, Mi vi piaccio così spiego. come sono, non ho bisogno di truccarmi Ok. perché io sono bellissima e non ho bisogno di queste cose. Invece voi, bruttine, sì. Spiega, amore, pure, spiega. Allora, sì. Tutti i pennelli, Sì? tu puoi sceglierli quelli che vuoi, cioè tu puoi scegliere tutti per Beh, il brush, certo. tutti per il fondotinta, ma io no. Perché? Questo è quello più grande, lo uso per il blush, quindi
dopo vi farò vedere. Sì. Lo uso per il blush, infatti si vede che è un po' sporco. Sì. Poi, questi non li ho ancora usati, non tutti. Ok, certo, vabbè, sono anche tantissimi. Infatti, ho usato questo per tipo far... Io ho l'eyeliner, solo che ovviamente sbaglio, però per fare quello piccolino, vedete che questo qua non è dritto? Prendo la palette, metto il nero e mi faccio la riga perfetta. E non ti vuoi intruccare? No? Dopo. Dopo? Dopo. Ok. Quindi quello serve per definire, migliorare un trucco. Sì, cioè tu puoi anche usarlo per... su parti piccole comunque del corpo, giusto? Sì. Ok, poi cos'altro avviene? Non so, io sto usando solo questi due. Anche questo lo uso per... Io no, così lo userei per le guance. No, questo. Gli occhi. Silenzio. Ma ciao! È arrivata Anastasiuccia. Scusami amore, un secondo, ti interrompo un attimo. Hai terminato o hai bisogno dell'aiutino? Hai bisogno dell'aiutino? Allora ti do un attimo l'aiutino, poi finisci i compiti e non disturbiamo Vanessina, perché ci sta mostrando quali trucchi ha. Parliamo noi, amore. Questo io lo uso anche magari per fare proprio le parti piccole. Magari qua sopra. Questo qua lo uso per se devo proprio mettermi un bel po' di blush. Ok. Non tanto. Ok, va bene. Poi gli altri non li uso, quindi. Va bene. Magari li userai più avanti. Adesso ripuliamoli. Eh sì, certo, che mi fai vedere tutto quello che hai. Va bene, amore, passiamo a qualcos'altro. Allora, qua io dopo essermi truccato, magari mi metto gli orecchini. Sì. O magari mi faccio la coda. Adesso iniziamo da qua. Iniziamo dal primo. Questo qua è anche della mamma. Cos'è? Sono quelli che ti ho comprato sì da poco. Ma li usi ogni tanto? Sì. Ah, bene. Questo fa il Che tatuaggio fa? Questo? Sì. Il cuoricino, amore. Sì. E qua invece c'è l'eyeliner, quello molto spesso. Ma tu riesci a metterlo? No. Dopo proviamo. Proviamo su Anastasia dopo o su di te? No, su di me adesso. Tu va bene. Quindi, come ho detto, proviamo. Non sono bravissima. Fa niente, amore. No, questa è proprio ferma. Quindi tu lo metti soltanto alla fine dell'occhio. Una volta si metteva su tutta la linea dell'occhio. Sì, cioè io non riesco perché sennò mi faccio male. Pensa che non sono mai riuscita anch'io perché tremo e mi veniva sempre male. E poi ci ho rinunciato. E ho pensato, è carino, non è brutto. Poi vabbè, tu hai degli occhi già che sono stupendi, se ti metti anche questi trucchi qua. Fammi vedere. Ma sì, è carino, io non amo particolarmente questi trucchi, per me sono eccessivi. Però per una serata un po' particolare si può anche fare. Ovviamente non alla tua età, adesso stiamo solo provando. Tu li hai per gioco? Sono belli, ma li hai per gioco, perché così assolutamente tu sai benissimo che non esci. No, quindi li hai regalati, erano i suoi. Davvero? Che carina e generosa, hai visto? Poi passiamo al rossetto. Questo qua bellissimo. Sì. Così è. Anche il rossetto è frutto dei nostri giochi. Bello, sì, amore. No, non è vero. Perché alcune volte lo metto proprio piano e non si vede. Guarda, io non me ne sono mai accorta. Ma allora, finché ti trucchi in una maniera naturale, in cui non si nota nulla, puoi truccarti quanto vuoi. Non me ne accorgo io, figurati. Poi questo il resto qua, del mondo. Che un altro simile a questo, ma credo che sia più chiaro. Infatti. Sì, è un po' più fucsia. Sì, più acceso. Questo è più viola. Quello è più viola, sì. Poi, da quest'altra parte, questo altro quadratino. Cosa c'hai te che sei... Abbiamo finito questo quadratino, adesso abbiamo questo, dove abbiamo tipo correttore. Ecco questo. Che è anche quasi finito, che fa così. È un suggerimento, è anche quasi finito. Ok, questo cosa serve, Vane? Per togliere... per correggere... Il correttore, se lo vuoi mettere poco, usi questo. Quindi se hai un po' di occhiaie te le copre, giusto? Ok. Sporcato. Fa niente. Dopo questo. Poi abbiamo questo. Sì. Che questo è uno... Anche questo è un correttore. Un correttore anche però molto... Non chiarissimo, però chiaro, cioè così è. Ok. Vediamo, l'hai messo?
Sì. Ah, ok. Se hai la pelle chiara usi questo, sì. Ok, scuro. Va bene. Poi abbiamo il mascara, che questo è un mascara. Lo conosciamo. No, no, è diverso da quello che conosciamo. Guardate, noi. Guardate. Wow. Fa il filo. Come mai fa il filo? Perché te le fa molto lunghe, molto, di brutto. No, allora me lo devi prestare, scusami, perché non me l'hai mai detto? Oh, allora dopo me lo presti, va bene? Me lo voglio proprio confermare quello che stai dicendo, vediamo se è vero. Perché le mie ciglia, a differenza delle vostre, sono piccole e quindi col mascara mi trovo un po' in difficoltà. Vai avanti. Adesso abbiamo finito il secondo quadratino e abbiamo l'altro, questo qua. È un altro mascara, però semplice, quindi quello normale. Sì. E ti dico una cosa, quando metti il mascara non fare mai così. Ah. Perché entra l'aria dentro e si secca. Ah, ecco, vedi. Quindi fai così e te lo metti. L'ho sempre fatto. Certo. Sì, l'ho sempre fatto. Perché mi stai dicendo di non far così? Perché nella maggior parte dei casi lo si fa. E quindi qualcuno ha scoperto che non bisogna farlo. Adesso lo fa. E lo stanno pubblicizzando. E giustamente tu me lo stai dicendo. Poi ho quest'altro che è quasi finito, il mio preferito. Cos'era, amore? Quello oro, quello bellissimo. Ma cos'è, un correttore? No, è un rossetto, così. Ah, color carne? Color oro? Vedi? Sì. Semplice, però un po' brillante, giusto? Sì. Era il mio preferito, me lo ricordo. Ho quest'altro rossetto, sempre fucsia. Sì? Quanti ne hai di rossetti? Un po'. Dopo vi faccio vedere altri. Ok. E secondo me questo qua è simile a questo. Non è vero. È più chiaro. È molto più chiaro. È più chiaro, sì, sì. Un'altra variante del rosa. Parliamo di sopracciglia allora adesso. Ok, infatti abbiamo questo. Uh-huh. Cioè, che serve tipo se ti svegli al mattino con queste sopracciglia, uh-huh, te le metti a posto subito e devi iniziare con questo. Ti pettini. Sì, okay. Con questo pennellino, perché con questo non si inizia. Devi far così. E ancora se ci sono dei buchi, fai così. Ok. Questo è un lucido labbra che uso alcune volte. Questo è del viola. Carino. Senti, ma quindi tu, giustamente e ovviamente, con le sopracciglia concludi qua, quindi le pettine, sì, basta, giusto? Va bene. Ed infine abbiamo questo, che è quello che mi hai regalato tu, che è molto bello, solo che è chiarissimo. Credo di averti regalato tutto io, amore. No, li hai comprati tu? No, ho regalato tutto, e anche la nonna. Ah, beh, qualcosa, la zia Samantha. Poi abbiamo questo, che è veramente chiaro, chiarissimo, è bianco. Sulla pelle è bianco, guarda. Sì. E infatti non fa nessun effetto. No? Non ti piace? No, sì, è bello, però dalle foto sembra che quando lo sfumi è molto scuro. Invece questo qua, dall'altra parte, che lo devi mettere insieme, è arancione. Guarda. È un arancione marrone. Quindi non ti piace? No. Va bene. Cioè, no, allora è bello perché si vede che sfumi quando... Ma cosa serve? Però non fa tanto, capito. Tanto effetto che ti sembra che sei abbronzata. Ma dovrebbe fare l'effetto dell'abbronzatura? Sì. È sottilissimo, dove lo dovresti mettere? Su tutto il viso? No, sì, qua. Ah, e poi lo spalmi? Sì. Ah, ok. Il mio preferito. Il blush, dove uso tutti i pennelli per sfumarlo. Quelli che ti ho fatto vedere prima. Sì? Sì. Ah, e questo è il blush. Sembra così marroncino, ma invece è rosa, che quando sfumi è rosa. Bello. Guarda. Sì? Vedi quando sfumi? Adesso non si vede molto tanto. Molto naturale. Sì. Ok. Poi abbiamo questo. Sta di caffè cacao. Buono, sentire. Come mai? Non so. L'ho trovato l'altra volta. Era tuo. Ah, che buono. L'ho trovato l'altra volta in bagno sopra. Quindi potrebbe tornare a me? Sì. Grazie. Anche perché è un colore che mi piace molto, marrone, sì, naturale. Sì, buonissimo. Guarda che effetto fa, guarda. Oh, è la doia. Guarda. Non vedo. Ah, ok. È scuro comunque, eh? Sì. Però va via. Un po' più chiaro. Va bene. Abbiamo questo, che invece è per per le labbra. Sì. Prima metti contorno delle labbra e poi
lo sfumi con questo. Ok. Poi abbiamo il fondotinta che sì. metti dopo la crema, è il primo fondotinta. Certo. Il trucco non può stare senza il fondotinta. Mm. E poi il preferito della mamma. Sì, come no. Sì. Sì, preferito su di te, ma io non riesco assolutamente a utilizzarlo. Aspetta un secondo, facciamo vedere. Che conoscono tutti, immagino, ma io niente, se provo ad avvicinare questo strumento ai miei occhi svengo. Io non lo voglio questo. Mi manca l'aria, mi viene l'ansia. Vedi, è molto diverso. Certo. Guarda, per me non fermi che sono già lui. No, ma infatti anche le sue, per carità. Poi abbiamo le mie spugnette. Oh, siamo arrivati quasi alla fine? Sì. Sei piena di spugnettine, tutte colorate. Che uso per il fondotinta, magari sì. alcune volte per un altro blush che vi farò vedere. Certo. Queste sono molto belle, questa qua mi piace un sacco. Va bene. Questa mi ha regalato la zia Samantha quando eravamo in Inghilterra. Ok, guarda che bello. Questo qua bello. È l'illuminante. No, questo e questo sono illuminanti. Ma illuminanti, sì. mamma, guarda. Tanto illuminante. Vediamo. E poi abbiamo gli ombretti che sono bellissimi. Va bene. E poi un altro paletto con i colori più chiari. No, a me sembra. Vedi, qua non c'è l'Alcarit. Ok. Qua abbiamo gli ultimi miei rossetti. Alleluia, direi. Che quelli, allora, quello rosso. Sì, va bene, rosso, cambiano. Quello color carne sì. e poi quelli fucsia. E belli, quelli belli, rossi. belli. E poi qua, infine, un'altra valigetta. Abbiamo qua quelli che, non so, devi andare in un viaggio, metti certo. i pennelli che vuoi. Sì. E poi invece qua è la terra. La terra. Si mette magari dopo, prima del blush, o uh-huh. se non vuoi mettere il blush. Qua abbiamo il blush, che lo uso con altri pennelli. Sì. Però è più chiaro. Qua invece abbiamo la cipria, molto bella. Sì. Che mi piace un sacco. Va bene. E qua l'ultima mia cipria, così, qua è un po' più scura. Bellissima. Però bella anche questa. Va bene. Morbidissima comunque. Va bene, va bene. Sei pronta? Ascolta, però forse è meglio che ti cambi prima, eh? Sì. Perché sennò poi ti rispondo. Signorina, ce l'hai fatta? Ti sei cambiata? Sì. Benissimo. Quindi adesso Vanessa ti truccherà in maniera molto leggera per uscire a pranzo. Girati. Ma siamo in ritardo. Dobbiamo partire. Magari. Va bene, poco poco, Ma se neanche si vede vuol dire che non è scuro. Poco poco lo stesso, perché tu sei piccina. Ma guarda la mia pelle. Fatti. Sono un pochino scurina. Quando vado al mare mi abbronzo questa pelle. Esatto. Quanto? Quando va al mare si abbronza, ha questa pelle. Sì. Ok, poi qualcosa per ammorbidirle le labbra, perché ho visto che le ha molto sì, secche. Fine. Guardami. Perfetto, il corretto uso dei pennelli. Adesso mettiamo il blush. Che mi ricorda tanto quello che le hai messo prima. Infatti. Perché ha la punta uguale. No, ma anche il colore. Vero. Ma perché devi usare proprio il perfetto pennello? Sì. Ok, aspetta, mettiamolo anche. Ti piace? Un po' nel nasino. Un po' nel nasino. Ping. Fa vedere, guardami. Aspetta. Guardami. Stai ferma e guardami sempre. Ok. Guardami. Cosa stai facendo? Illuminante. Ah, giusto. Giusto, mi ero dimenticata. Illuminante. Quindi vai a illuminare solo alcuni punti del viso, giusto? Io voglio il cuoricino. Voglio il cuoricino. Ok, no. Dove lo vuoi il cuoricino? Qua? Voglio qua. Dai. Aspetta. No, là, qua. Dove? Qua. Aspetta. Vediamo? Guarda. Tu puoi sceglierne uno o due, perché ti spiego due. Fai finta che scegli lo so. E il rosa. Qua ti metto il bianco e un po' rosa. Allora, voglio questo rosa. Ok. Questo è glitter. No, sicuro è glitter.
Anima, dobbiamo uscire no, con no. I glitter, sei troppo... Ci sono anche questo e quello, non sono quello. I glitter si vedono troppo, no? Non penso che c'era troppo. Allora, noi facciamo questo, ok, sempre, e poi con questo. Guardami. No, non chiudere forte, normale. Ok, ora sono le labbra. Allora, cosa state facendo adesso? Adesso ho scelto questo qua. E questo è un lucido labbra morbidente? Sì, quello trasparente, non si vede. Okay, va bene, sarà un po' lucido. Fammi vedere. Guarda la zero. Sì, è bello, lucida labbra. Va bene, perfetto. Allora, bimbe, grazie Vanessa per questa dimostrazione. Per avermi spiegato, per averci spiegato un po' l'utilizzo di alcune cose, ma sicuramente chi ti segue sa, però mi hanno chiesto che appunto avevano piacere a vedere tutto ciò che tu avessi. Cercheremo di prendere altre cosine, magari per Natale, chi lo sa, va bene? Faremo uno shopping pazzo online e poi faremo un video anche in merito a questo. Ciao amore, fatti vedere, sei bellissima, truccata, delicatissima, leggerissima, sei veramente bella, anche tu. Ciao e andiamo a mangiare e poi vediamo se andiamo a trovare qualcosina per il Natale. Va bene? Ciao!